Salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica puntata. Stasera vi presento questo giochino molto simpatico, si chiama Live Quiz. Si possono vincere premi veri. Stasera c'è la puntata speciale Harry Potter. Cerchiamo di non fare schifo, cerchiamo di vincere questa puntata, cerchiamo di fare un sacco di soldoni. Vediamo un pochettino insieme. Allora ragazzi, vediamo come perdere tutto e fare schifo. La saga di Harry Potter è uscita prima? Beh, questa è facile. In libreria, ragazzi, dai. Tecnicamente al bar, perché la tipa l'ha scritta al bar, però direi in libreria. In libreria, vero? Ok, ragazzi, qualcuno ha scritto al bar. A destra, ah, ecco, poi c'è. I libri di Harry Potter sono stati tradotti dal 1997 in 80 lingue, compreso il latino e il greco antico. Molto interessante. A destra possiamo trovare le risposte, chi le ha fatte giuste e chi le ha fatte sbagliate. Ed eccoci qua, di nuovo, vediamo un po'. Quale di queste non è una delle casate di Hogwarts? Oh, beh, Angelo Azzurro. È un cocktail molto, molto, molto forte. Non ve lo consiglio, a meno che non siete amanti dei cocktail forti. Ed è bello blu, quindi non l'ho mai assaggiato in realtà. Io non sono proprio uno di quel genere. E ragazzi, 1700 persone, 2000 persone hanno sbagliato. Nella nuova traduzione dei libri... che schifo, tasso frasso, ragazzi, tasso frasso. Non si può sentire, non si può vedere... Tasso frasso proprio no. Domanda 3 in arrivo. Vediamo un po' cosa c'è. Dai, ce la possiamo fare, ragazzi. Che animale è il patronus di Piton? Questo è facile. È una cerva. È una cerva in memoria di Lily Potter. Lily Evans. Comunque sia, anche questa era facile. Di solito in questo giochino, Live Quiz, le prime tre sono abbastanza facili. E adesso entriamo nella difficoltà. Il patronus di Piton è protagonista di una delle scene più famose di tutta la saga, a cui Harry assiste attraverso il pensatoio di Silente. Perfetto, ragazzi. Ok, ora vediamo un po' se la mia reputazione di Potterhead è meritata oppure fa schifo. Che ruolo ha Rubeus Hagrid a Hogwarts? Guardia caccia, questa è facile. Questa era ancora fattibile, ce la possiamo fare. D'accordo. Va bene, stasera 200 euro li possiamo vincere, ragazzi. Possiamo vincere 200 euro. Ok, quanta gente che ha sbagliato. L'ombrello di Hagrid nasconde le due metà della sua bacchetta che gli fu spezzata quando venne espulso a Hogwarts. Per questo è in grado di lanciare incantesimi. Le due metà, eh? Pensavo fosse soltanto la punta. L'altra punta... questo bisogna un po' controllarlo. Domanda 5 in arrivo. Albus Silente sul ginocchio ha una cicatrice a forma di... Allora, mappa della metropolitana di Londra. Però era davvero sul ginocchio? Oddio, sì, vabbè, non ne avrà più di una. Non ne avrà più di una, ragazzi. Spero. Ok, perfetto. Anche la mappa della metropolitana di Londra è stata fatta. Dopo l'uscita del settimo e ultimo libro, J.K. Rowling ha rivelato l'omosessualità di Silente. E la K in realtà non esiste, perché il nome della Rowling è solo con la J. La K, se non erro, gliel'hanno fatto mettere gli editori, perché... Insomma, poi vi spiego. Domanda 6. La velocità massima di una Firebolt è più vicina a quella di quale fra queste automobili? Ecco, è già qui. Qua non lo so. Ferrari? Ragazzi, questa... No. Questa... addio i 200 euro. Fuck. Volevo dirlo. Ma come facciamo? Cioè, nel senso... 248 km orari, 2 meno del mitico manico di scopa. Peccato ragazzi, peccato veramente. Speravo che stasera di fare i big money, quei 200 euro mi erano... Invece no, comunque i 200 euro sono da dividere fra tutti quelli che vincevano. Vabbè. Qual è il secondo libro? Qual è, secondo i libri, la nazione che ha vinto più coppe del mondo di Quidditch? Non me lo ricordo assolutamente. No, la Scozia non è una nazione! La Scozia era l'Inghilterra! No, non lo so ragazzi, non ne ho... E infatti, era chiaramente l'Inghilterra, perché presumibilmente la Scozia, fa parte dell'Inghilterra. Ragazzi, la geografia non è il mio forte, il mio genere, però finché sono domande inerenti ai libri, ok, questo è già un po' più tecnicismo, L'Inghilterra primeggia 6 coppe, mamma mia. Domanda 8. Lord, non si può pronunciare, nacque nello stesso anno di... Che diavolo ne so io? Ronald Reagan, perché
La Rowling non gli era molto simpatico e qui no, l'associazione Calcio Napoli. Ragazzi, ragazzi, allora sto facendo una figura un po' barbina, un po' barbina. Secondo i libri 1926. Va bene, d'accordo, gli altri dati non ci interessano assolutamente. Vediamo un po' di perdere le ultime due domande mentre mi è venuto singhiozzo, quindi sarà molto tragica la cosa. L'attrice di quale personaggio di Harry Potter è presente anche nel cast di Peaky Blinders? Non ho mai visto quel film, quindi direi uno a caso. Molly Weasley! E l'avrò sbagliata sicuramente, infatti era Narcissa Malfoy. Qualcuno conosce il film Peaky Weasley? Boh. Hylan McCroy ha partecipato alla serie TV Peaky Blinders nel ruolo di zia Polly, personaggio centrale che compare in tutte le stagioni. Bene, ma non benissimo. Ragazzi, la mia figuraccia è assicurata. Molto, molto male. Domanda 10, ultima domanda. Come si chiama il famoso bar in cui l'attrice inizia a scrivere Harry Potter? Oddio, lo sapevo fino a ieri. Se non erro, poteva essere o la prima o l'ultima. Potrebbe essere, no, l'Elephant House. Infatti, lo sapevo. E 21 persone si sono aggiudicate i 200 euro. Da dividersi. J.K. Rowling ha dichiarato che passava molto tempo a scrivere questo bar di Edimburgo perché così facendo poteva risparmiare sul riscaldamento di casa. Questo lo sapevo, ma mi sono sbagliato con il nome. Ragazzi, queste persone, queste 21 persone si sono divise 9,52 euro, beati loro, e non c'è nessuno che conosco. Questa Laura L. Pot no, 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 no. Ragazze, beati voi. Grandissimi, grandissimi. Ragazzi, oggi abbiamo perso, ma vi ricordo che questo quiz c'è praticamente quasi tutti i giorni. Di solito la puntata è alle 13, a volte altri giorni, a volte in altri momenti. Guardate quanta gente ha vinto. Io non so come funzioni questo quiz, eccetera. Giocando tutti i giorni si può vincere prima del giorno e poi c'è la classifica globale che il migliore della settimana si becca un altro premio, mi sembra di 500 euro. Sì, 500 euro settimanale. Quindi, insomma, ragazzi, direi che questo breve video è finito qua. Ci siamo, spero, divertiti insieme. Avete visto come io sono riuscito a perdere tutto quanto. E ci vediamo alla prossima puntata, tutti i giorni alle 13 su Harry Potter Hogwarts Mystery. E devo ricominciare a farlo, ma alle 14 leggo Harry Potter. Direi che per oggi è tutto. Fatto il misfatto. Ciao! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!